Buon pomeriggio telespettatori di Tele4, benvenuti all'anteprima del telegiornale delle 13:20. Quest'oggi siamo in compagnia dell'amico e collega Alan Viezzoli, che è appena rientrato dalla mostra del cinema di Venezia. Fresco fresco. Grazie proprio. Alan per essere passato da noi, così possiamo un pochettino cercare di anticipare il verdetto. Poi insomma, in genere è difficilissimo anticipare i verdetti di molto una mostra difficile. Del cinema per tutta una serie di ragioni, ma insomma anche poi cercheremo di ragionare su questa edizione della, mm-hmm. della mostra del cinema. Mi dicevi prima che andassimo in onda che fondamentalmente non ti è tanto piaciuto, insomma, l'hai trovata piuttosto fiacca, adesso non so se è il termine. Sì, un po' sottotono, ti dirò, tanti film medi, che vuol dire né brutti né particolarmente belli, però quei film così che galleggiano, e tanti film molto lunghi, perché tra le serie televisive e comunque una durata non indifferente di buona parte dei film che sono passati specialmente in concorso. Sì, ci sono state edizioni migliori, forse un po' alla mancanza di dei grossi nomi come quelli di Netflix, per esempio, che generalmente portavano, almeno gli anni scorsi, hanno portato i film grossi, quelli che poi sono i film degli Oscar, ma se vogliamo anche un po' gli italiani, perché, ripeto, al di là di Gianni Amelio e al di là di Guadagnino, che sai, sempre un po' difficoltà capire lo consideri italiano o non lo consideri, però diciamo, mettiamo anche lui nel novero degli italiani, poi gli altri non è che fossero nomi grandissimi, ecco, o famosissimi, che poi magari è semplicemente un anno in cui i registi non avevano i film. Capita, insomma, non è. Quello che però tu hai detto, che nella maggior parte dei casi sono stati presentati dei film medi, proprio per quello che dicevamo prima, non aiuta nelle previsioni, no? Perché appunto, esatto, essendo una giuria composta da personalità completamente differenti, eccetera, potrebbe darsi che qualcuno, come dire, si innamori appunto di un film particolare e poi faccia di tutto per farlo andare avanti. Ecco, esatto, insomma. Sì, le giurie dei festival soprattutto è sempre difficile capirle, nel senso che mentre per esempio su manifestazioni come gli Oscar hai tutta una platea che vota, quindi insomma è già magari più facile capire il sentore della gente. Lì, avendo sette persone che decidono, nove forse, persone che decidono chi deve vincere, è sempre difficile, anche perché abbiamo visto che tante volte capita che magari la giuria si spacchi molto sui film, quelli più controversi, allora magari metà giuria è a favore e l'altra metà è contro, allora per trovare una mediazione si va a premiare quello che appunto è un film medio. Insomma, sono stati tanti esempi di nomi che nessuno di noi, nessuno dei critici aveva preso in considerazione seriamente per la vittoria, e che invece magari hanno vinto semplicemente perché evidentemente hanno creato un punto d'incontro tra le visioni. Poi un anno, è vero anche che non è più il tempo di Gianluigi Rondi, dove c'erano dove la giuria quasi sempre se ne usciva con delle decisioni ecumeniche che accontentavano un po' tutti, un premio alla Francia, un premio per cui sarà curioso questa sera, no? Questa sera. Alle 18 credo che cominci la manifestazione, poi andrà avanti fino alle 20. Sorprese e delusioni, partiamo dalle delusioni. Ma allora, le delusioni un po' ci sono state. Guadagnino, per esempio, è uno dei film più attesi, il suo Queer con Daniel Craig, che onestamente a me non ha fatto impazzire. Va detto che non sono un grande fan di Guadagnino in generale, ma questo film mi è parso veramente sottotono, e il secondo capitolo di Joker, che è anche stato messo in concorso, è una materia molto difficile. Io sono molto curioso di capire come il pubblico prenderà il film. Secondo me non lo prenderà bene,
perché non è quello che il pubblico si aspetta, e è stata fatta anche una brutta operazione commerciale, a mio avviso, perché nel trailer ci sono delle scene che poi non troviamo nel film. Ah, ho capito. E quindi la gente si aspetta di vedere certi momenti, visto che ormai i trailer sono sempre più fatti da momenti iconici che poi la gente si aspetta di vedere nel film, e qualcuno di quei momenti non ci sarà. E, oltre al fatto che comunque il rapporto tra il Joker e Harley Quinn, insomma, tra i due protagonisti, non è quello che la gente si aspetta. Harley Quinn sarebbe Lady Gaga. Lady Gaga, okay, esatto, okay. Il personaggio sì, che poi hanno anche cambiato. Da Lady Gaga, e resta comunque il fatto che il film è un musical, cosa che non a tutti può piacere. Sì, è un musical leggermente diverso per mille motivi che non dirò, semplicemente per un fatto di non fare spoiler, però resta comunque un film cantato. Okay. Senti, sorprese invece? Sorprese positive? Sorprese positive, a me è piaciuto moltissimo il film di... mi sono perso, Almodovar. Ah, di Almodovar. Scusatemi, mi son, La stanza accanto. Avuto, mi la stanza, che esatto, sì, che uscirà, dovrebbe uscire abbastanza presto. E, è un film veramente bellissimo. È il suo primo film girato in lingua inglese. E, ed è come protagonista Julianne Moore e Tilda Swinton. Ed è veramente, secondo me, un film perfetto. Cioè, giusto in tutto. Loro due sono eccezionali. La scrittura è perfetta, la messa in scena, la regia, è veramente il film che deve essere premiato. È curioso, insomma, cioè avercene, nel senso, Almodovar non sbaglia un colpo, anche i film considerati minori di Almodovar poi dopo si rivelano... insomma, sì, amanti passeggeri, per sì, esatto. Stavo pensando è, un po' non quello. È niente di più di un divertissement. Alla fine poi le trovi di un'intelligenza, di un brio notevole. Sì, cioè, t'ha detto, certe volte ad averne di amanti passeggeri, rispetto a quello che qualche volta anche quest'anno abbiamo visto. Insomma. Senti, ho letto, ho sentito parlare molto bene del film brasiliano, quello di Walter Salles. Esatto, sì, e secondo me forse il secondo più bel film del festival, è molto ben realizzato, racconta... Un film politico, sì, perché racconta di Desaparecidos durante il regime, ma lo fa incentrato sulla figura della moglie del desaparecido, in questo caso qua, che da sola poi tiene in piedi la famiglia, ma lo fa con delicatezza, senza mai calcare la mano, è molto, molto ben realizzato. Ho letto che alla fine poi c'è una partecipazione straordinaria di Fernanda Montenegro, che fu l'interprete anche di Central do Brasil, sempre per Salles, nella parte della protagonista invecchiata e malata, sì. E dicono che è uno dei momenti più forti e più intensi emozionalmente parlando che si sia visto alla mostra. Allora ti dirò, io sono abbastanza convinto che forse il film poteva finire anche leggermente prima e quella parte lì risparmiata. Allora ha un senso effettivamente all'interno del film, perché ti fa vedere come, nonostante tutto quello che i protagonisti hanno passato, lei da sola sia riuscita a tenere avanti la famiglia, e come quella famiglia riesce a restare unita anche nel momento in cui lei poi non ci sta più con la testa e non è più presente a se stessa. Tutto sommato, e quindi ci sta al 100%. Tutto sommato forse poteva essere, cioè sono scelte di regia. Poi tu sai che parli con uno secondo cui tutti i film dovrebbero durare 10 minuti. Guarda, quest'anno è stata un'ecatombe in quel senso, nel senso che veramente ti ho pensato per 3 film su 4, perché veramente è stato, i certi film, soprattutto gli italiani, Vermiglio per esempio, e si potevano veramente risparmiare, ma in certi casi anche 20 minuti con un sapiente uso di montaggio e di così tagliare qualche parte in più. Ecco, già che ci siamo, i film italiani allora, come si sono comportati? Ti dirò, tutto sommato bene, nel senso che non c'è niente che spicca in maniera eccezionale, se non forse Diva Futura, che è un film su Diva Futura, che era l'azienda di casting e produzione di Riccardo Schicchi e Ilona Staller, e che però
riesce a, la regista riesce a raccontare in modo molto garbato, molto tranquillo, senza mai diventare volgare, pur mostrando i corpi, pur mostrando insomma quello che effettivamente è successo, magari edulcorando certo un attimino, però comunque mostrando quello che è un mostrato. Film. È un film. Okay. Sì, dura 2 ore, un po' di meno, e poi c'è Castellitto che nella parte di Schicchi è eccezionale. Anche somiglia un pochettino. Sì, esatto, sì, proprio no, sembra sì. Quasi di vederlo sullo A proposito schermo. Di somiglianza, eccetera, devo dire la verità, io non ero molto convinto dalla Angelina Jolie nel ruolo della Callas. Mm-hmm. Mi hanno detto che, al di là poi dell'opinione che si può avere sul film, eccetera, mi hanno detto che l'interpretazione è eccellente. L'interpretazione è eccezionale, forse è la cosa più bella del film. Il film secondo me vale il prezzo del biglietto già solo per la sua interpretazione. Mm-hmm. E poi è facile dirlo, però in questo caso mi sento di dire che sia vero, è forse davvero l'interpretazione della vita per la Jolie, che è perfetta, coerente. Proprio durante tutto il film non ha un attimo di calo, proprio dal punto di vista attoriale. Poi il film ha un po' quello che secondo me ha il problema dei film biografici di La Raine, ovvero il fatto che sono tutti un po' troppo malinconici, anche appunto questo della Callas, mi parlavo con persone melomani, mi dicevano, mi raccontavano che tutto sommato la Callas non vedeva la sua vita in modo così nero come è mostrato nel film, e c'è questa cosa di scrittura per cui sembra che ogni frase che viene pronunciata debba passare alla storia, deve essere una cosa scritta, scolpita sulla pietra. Però al di là di quello, che ripeto può piacere, può non piacere, già solo l'interpretazione vale tutto il prezzo del biglietto. Sì, molto spesso i film che vengono presentati a Venezia, poi anche per questioni credo collegate al periodo di uscita in qualche modo, soprattutto i film statunitensi, poi hanno delle chance per andare agli Oscar e anche per far bella figura, certo, agli Oscar. Joker è forse uno degli esempi più calzanti. Quest'anno è possibile? Ma tutto sommato credo di sì, cioè io onestamente spero che appunto l'interpretazione di Angelina Jolie per Maria Callas sia una di queste. Io spero che l'interpretazione di Julianne Moore e Tilda Swinton per il film di Almodóvar sia una di queste, come magari entrambi riescano ad arrivare anche a miglior film, o se non altro quello di Almodóvar, essendo in lingua inglese, quindi potrebbe avere delle chance, sì. Esatto, sì, senza problemi, certo. Candidabile lì. Poi altro così, sì, come film non lo so onestamente, perché Daniel Craig può avere delle chance, come Daniel molti Craig, dicono, indipendentemente dal fatto che il film non ti è piaciuto. Forse sì, anche là forse sì. Dipende, quello secondo me dipende da quanti altri concorrenti maschi avrà all'interno dell'anno, sì, come anche un po' il film di The Brutalist con il protagonista di cui adesso mi sfugge, no scusami, ho i nomi che mi sfuggono, e che anche potrebbe avere un Adrien Brody, ecco, grazie, sì. E che anche potrebbe avere delle chance di avere almeno una nomination per il film, perché comunque la sua interpretazione è molto molto forte. Ecco, là forse appunto bisognerà capire quali altre interpretazioni maschili ci saranno nel corso dell'anno, e soprattutto se ci sarà qualcosa di, sai, quei classici appunto un po' come Angelina Jolie che fa Maria Callas, ovvero quegli attori che riprendono dei personaggi reali, che sono quelle cose che all'Academy piacciono tanto, insomma, sì, forse questo più che il personaggio che fa l'attore che fa un personaggio creato da zero, ecco. Abbiamo, dobbiamo chiudere, oggi chiudiamo un minuto prima. Grazie ad Alan per essere stato con noi, Alan Biezzoli. Quando c'è una poltrona per uno? Venerdì, e poi replica il lunedì alle ore 13 e qualcosa dopo il notiziario. Su Radio Attività e su RDE. Grazie Alan, grazie davvero. A voi. Pubblicità, poi il telegiornale.
Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Si è reso responsabile di atti osceni in una spiaggia di Sistiana davanti a famiglie minori, molestando anche due ragazze appena maggiorenni. Per questo motivo un 58enne sloveno è stato arrestato. Atti osceni in spiaggia nello stabilimento balneare Caravella Sistiana, in luogo pubblico e davanti a minori. La polizia ha arrestato un cittadino sloveno di 58 anni. Il fatto è successo lo scorso 22 agosto, ma la questura ne ha dato comunicazione solo oggi. Gli agenti del commissariato di Duina Orisina sono intervenuti nello stabilimento in seguito alla segnalazione di un uomo nudo sulla spiaggia intento a masturbarsi e lo hanno subito individuato nonostante il suo tentativo di allontanarsi rapidamente. Poco prima ma l'uomo aveva molestato due ragazze diciottenni chiedendo loro di scattare una foto. Il 58enne è stato quindi arrestato per il reato di atti osceni in luogo pubblico e in presenza di minori. Gli agenti, appurati i fatti, lo hanno accompagnato presso le camere di sicurezza della locale questura a disposizione dell'autorità giudiziaria per il rito direttissimo. Storia da libro cuore. Storia da libro cuore che ci arriva da Gorizia. Un anziano ha dimenticato del denaro a uno sportello bancomat in Corso Italia, un giovane ha trovato il denaro e l'ha consegnato ai carabinieri. Il servizio è pronto perché l'avevo visto. C'è, eccolo. Dimentica di prendere i soldi al bancomat. Un ragazzo trova il denaro e lo consegna ai carabinieri. Un gesto di forte senso civico, quello di un giovane, che ha permesso ai carabinieri della compagnia di Gorizia di riconsegnare a un anziano il denaro prelevato e dimenticato allo sportello. È accaduto qualche sera fa in Corso Italia, nel capoluogo isontino, dove l'89enne si era recato per effettuare un piccolo prelievo. Dopo aver selezionato l'importo, il denaro è stato erogato, ma l'uomo, dopo aver ritirato la carta, probabilmente distratto, sovrapensiero, si è dimenticato i soldi nella fessura dell'erogatore. Poco dopo l'arrivo del giovane utente, che notando le banconote incustodite ha provato a cercare il proprietario guardandosi attorno, non riuscendo a rintracciarlo ha chiamato il 112 e consegnato tutto ai carabinieri. I militari hanno preso contatto con la filiale interessata e dopo aver visionato i filmati della sorveglianza sono risaliti al legittimo proprietario. L'anziano non poteva credere ai suoi occhi quando ha visto arrivare a casa i carabinieri con i contanti. Visibilmente commosso, ha raccontato in presenza della figlia di aver ritenuto impossibile che quel denaro necessario per affrontare le spese quotidiane potesse essergli restituito. Una storia a lieto fine che sottolinea l'importanza del senso civico e della collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine. Adesso ci colleghiamo con Marco Stabile per un fatto di cronaca avvenuto, credo davvero pochi minuti fa, in zona San Vito, via Combi, se non mi sbaglio, ma sentiamo Stabile. Sì, esattamente così, Umberto. Una lite fra due ragazze, pare entrambe italiane, e pare per motivi di cuore collegati a un ragazzo dell'una ed ex dell'altra, una lite che si è trasformata in una rissa con calci, pugni, urla avvertite da tutto il rione al bar dislocato all'angolo tra via Combi e le limitrofe, insomma, in zona. Bar di via Combi sull'angolo, diciamo così. Tantissima la gente richiamata dalle urla sul posto, le due si stavano accapigliando, altre persone si sono messe in mezzo, sono arrivate tre volanti della polizia, un'ambulanza e un'automedica, una delle due pare sia stata portata via dai sanitari in preda a quello che potremmo definire una sorta di esaurimento nervoso e che era quella che di fatto aveva, diciamo così, attaccato briga con urla, spintoni e poi tutte le conseguenze del caso. Non è stato facile l'intervento dei poliziotti per in qualche modo bloccare, fermare, tranquillizzare le due, né dei sanitari. Molta la gente che si è fermata sul posto da mezzogiorno e tre quarti, mezzogiorno e 45 in poi per capire che cosa stesse succedendo, anche richiamate dalle urla di una delle due ragazze che
insomma, sembrava in preda veramente al panico. Al momento non risultano feriti gravi tra le due, però chiaramente saremo più dettagliati nel corso dell'edizione della sera, perché insomma, un po' tutto il rione di San Vito si è preoccupato, vedendo anche appunto il dispiegamento eccezionale di forze di polizia e l'ambulanza e l'automedica. A te, Umberto. Grazie a Marco Stabile. Pneumatici, parabordi, lattine, tanta plastica. È scattata anche quest'anno l'operazione Puliamo a Fondo in Sacchetta, che ha raccolto parecchi rifiuti poi conferiti ad Acegas, APS e AMGA. E siamo estremamente contenti della partecipazione dei nostri soci del Triestina Sport del Mare, della società nautica Sacchetta e dopo del supporto logistico in mare appunto delle società subacquee, in primis Mozzatori Trieste e Murena Diving Club. Abbiamo accolto subito l'invito da parte della società Sacchetta e da parte della società Triestina Sport del Mare affinché dedicassimo una mattinata alla pulizia dei fondali siti sotto i loro pontili dati in concessione. Si chiama Puliamo a Fondo e mai come in questo caso il titolo di un'iniziativa potrebbe essere preso anche quale slogan della stessa. Come ogni anno, stavolta nella zona della Sacchetta, si è rinnovata la tradizione della pulizia dei fondali. La giornata, metà fra l'impegno ambientale e il divertimento, ha preso il via già alle 9 del mattino. Come sempre si è trovato di tutto, pneumatici, parabordi, lattine, bottiglie e tanta plastica. Quanto rinvenuto è stato poi affidato ad Acegas APS AMGA, che ha provveduto alla raccolta differenziata. C'è un dato emerso, il caso di dirlo quest'anno, che tiene comunque conto di una situazione generale non rosea. Chiaro che il mare è in sofferenza, per cui nel nostro piccolo cerchiamo di dargli un aiuto, ovviamente costante. C'è appunto chi sembra rendersi conto che dalle piccole attenzioni può partire una piccola rivoluzione che in ogni caso non sarà breve. C'erano alcuni utenti che erano soliti cambiare magari le batterie esauste e le depositavano più facilmente sul fondo della Sacchetta, cosa che ovviamente non avviene più perché c'è stato un bombardamento giustamente a riguardo e quindi è cambiata la mentalità. Ora il collegamento con la sala operativa della polizia locale, dove ci aspetta l'ispettore Paolo Gurtner. Buongiorno ispettore. Buongiorno a lei, Bosazzi, buongiorno agli ascoltatori. Giornata tranquilla, nulla di particolare, nessun incidente di gravità inaudita. C'è un piccolo solo danni, comunque ingenti danni hanno detto ai veicoli a Basovizza, che però non sta inficiando la viabilità sulla statale 14 e sulle Viacchette. Questa mattina arriva inibite per la sosta, arrivo delle navi, solito problema di alcuni transiti un po' problematici sulla direttrice Mercato Vecchio Orologio Teatro Romano per il parcheggio. Per quanto riguarda altre cose in città, abbiamo dato assistenza a un veicolo in panna elettrico che fino alle 13.20 non si riusciva a spostare da via Coroneo a Largo Piave, quindi inibiva la svolta verso la via Beccaria. Pomeriggio 18.15 c'è una processione, la processione della Madonna di Fatima, partiranno dalla Scala Reale, percorreranno Piazza Unità, capo di Piazza Bartoli, Piazza della Borsa, Casa di Risparmio, via Bellini, Piazza Sant'Antonio, arriveranno alla chiesa alle 19, celebrazione della Santa Messa. Per domani, previsione la mattinata, il Festival di Trieste, il Faro della Musica, una manifestazione con la presenza di alcune bande che partiranno da alcuni punti diversi della città, ovvero Piazza Cavana, Piazza della Borsa e Mole Audace, per approdare tutte assieme in Piazza Verdi. È stato annullato il Vespa Raduno, che era in previsione nel pomeriggio, causa le condizioni meteo che sembrano non siano proprio bellissime. Alle 17.30-18 a Opicina c'è una processione dalla chiesa di San Bartolomeo, percorreranno la via di Prosecco, arriveranno fino al rotatorio per poi invocare la via dei Salici, la via Doberdò a ritornare in chiesa, e alle 18.30 la Triestina con divieti in Piazzale Azzurri d'Italia. Altre cose direi che non ce ne sono. Grazie ispettore, buona giornata e buon lavoro. Allora, si potrà visitare fino al 13 ottobre la mostra della Donazione Luciani, i quadri che Luciano ed Anna Maria Luciani hanno acquistato e donato al Comune. L'allestimento è in Sala Scarpa al Museo Revoltella. Peccato che un incidente abbia impedito a Luciano ed Anna Maria Luciani di essere presenti ieri all'inaugurazione della mostra che al Museo Revoltella in Sala Scarpa espone la donazione da loro fatta alla città.
opere di autori triestini o attivi a Trieste, soprattutto fra 800 e 900. Ne avrebbero sicuramente apprezzato l'allestimento essenziale e tanto più efficace. Visitabile fino al 13 ottobre, la mostra è stata inaugurata ufficialmente dopo una breve presentazione alla stampa ed una destinata al pubblico, cui ha preso parte in rappresentanza dei nonni il nipote Carlo Lanzi Luciani. La donazione Luciani si compone di 116 dipinti, 16 gli artisti, e copre un arco temporale che va dal 1890 al 1972. Basterebbero i nomi degli autori a comprenderne l'importanza artistica: Marussic, Barison, Flumiani, Zangrando, Grimani, Levier, Cambon, Scomparini, Rossini, Vostri, Lamb, Sofianopulo, Croatto, Timmel. Però, parallelamente all'aspetto artistico, ve n'è un altro da sottolineare. Come noto, i coniugi Luciani hanno acquistato le opere in blocco ad un'asta e quindi le hanno donate al comune. Fare questo gesto è un segnale importante, perché significa fiducia nei rapporti con le amministrazioni, in questo caso con il comune, e significa privarsi di un bene perché uno sa che magari nella vita è stato beneficiato, è stato fortunato, ha lavorato, e quindi darlo, diciamo così, o metterlo a disposizione degli altri è un atto nobile, un po' di tornare indietro, come nasce il Museo Revoltella. Che... Una selezione delle opere andrà a comporre l'allestimento permanente del Museo Revoltella. Alla mostra farà seguito un catalogo che conterrà una serie di approfondimenti dedicati alla donazione. Il grande allenatore di basket e commentatore sportivo Dan Peterson è stato protagonista di un seguitissimo appuntamento al giardino del Museo Sartorio. L'americano, trapiantato da decenni a Milano, ha spiegato i suoi concetti di coaching che si possono trasferire dal mondo dello sport a quello dell'impresa. Le tre cose, io non vado mai oltre le tre cose. Uno, semplicità. Poi, seconda cosa, un allenatore deve essere esigente. E la terza cosa, tu come allenatore devi ispirare fiducia. Vincere e giocare, questo è il titolo dell'appuntamento al giardino del Museo Sartorio di Trieste, organizzato da Massimiliano Finazzer Flori, che ha visto protagonista Dan Peterson, l'allenatore americano, icona del basket italiano anni 70-80 e poi storico commentatore televisivo. I suoi concetti di coaching, applicati alla pallacanestro ma trasferiti anche al mondo dell'impresa, sono ormai da decenni richiestissimi, sia nel mondo dello sport che in quello del business. Il mio giocatore con Milano, di andare in campo erano Mike D'Antoni e Dino Meneghin. Mike D'Antoni, più grande playmaker mai nella storia del basket europeo. Mike, riconoscere la difesa. Se fra le righe, senza dirlo, ho detto: Mike, in campo, tu sei il boss. Cosa puoi dire a Meneghin, miglior giocatore italiano di tutti i tempi, ma anche grande campione? Voglio sentire qualcosa. Dino, voglio sentire la tua voce. Lui capisce che io sto dicendo: tu sei la colonna vertebrale di questa squadra. Io ho grande fiducia in te, tu sei veramente il nostro pilastro. Insomma, poche cose chiare: fiducia, responsabilità, compiti precisi per tutti, un po' sulla scorta dei grandi generali e comandanti di eserciti della storia che Dan Peterson ha studiato approfonditamente. Se tu vai a studiare le grandi battaglie e le strategie dei grandi generali, dei grandi leader, tu riconosci le caratteristiche dei grandi allenatori. Una di queste è Annibale, anche la battaglia di Cannae, ok? Ecco, quindi che sapeva fare quello che io cercavo di fare, di mettere ogni giocatore o ogni gruppo dei suoi soldati in una posizione per aver successo. Presentata nella sala del Consiglio Comunale di Monfalcone la decima edizione del Festival della Danza, che si terrà dal 20 al 22 settembre, un'edizione ricca di attività, di artisti di alto calibro e di una prestigiosa mostra fotografica.
Per la 10ª edizione del Festival della Danza, Monfalcone ospiterà nelle sue piazze e strade ballerini e musica, entusiasmo e passione con esibizioni, lezioni e coreografie. Il Comune di Monfalcone, in collaborazione con le scuole coreutiche del territorio regionale, nazionale, delle vicine Slovenia e Austria, professionisti del settore, istituti scolastici e associazioni, presenta la 10ª edizione del Festival della Danza. Un'edizione straordinaria questa del decennale del Festival della Danza a Monfalcone, diventato sicuramente il Festival della Danza più importante della regione, e quest'anno la prima chicca è che ci sono ben 60 scuole di danza. Il livello internazionale che noi teniamo con la nostra grande galleria, con le mostre internazionali, con un cartellone teatrale di primissimo ordine e con dei format importanti come geografie, fa sì che siamo diventati di caratura internazionale. La festa della danza si inserisce a pieno titolo, visti i numeri, vista l'organizzazione di quest'anno e vista l'aspettativa che c'è e il numero di persone che arrivano a Monfalcone e che danno nuova linfa anche al sistema economico monfalconese, quindi al microimprese e ai nostri negozi, è sicuramente a pieno titolo entrato in quest'ottica. Si parte con lo spettacolo di anteprima Prelude, danze al pianoforte, giovedì 19 settembre, con protagonisti Anbeta Toromani, Alessandro Macario e Amilcar Moré Gonzalez, al pianoforte Sofia Vascheruk. Novità di quest'anno sarà l'allestimento in piazza della Repubblica del Villaggio della Danza, che sarà il cuore pulsante delle rassegne anche grazie a una serie di espositori di eccellenza che offriranno tutto ciò che un appassionato di danza può desiderare. Tra le novità di quest'anno abbiamo l'anteprima il 19 settembre nel Teatro Comunale, con uno spettacolo di danza intitolato Prelude con Anbeta, questa grande soubrette. Altre novità: è un grande villaggio della danza con delle aziende che dalla Firenze sono arrivate ad esporre qua a Monfalcone i prodotti dedicati proprio ai gadget del festival. Parliamo adesso della Triestina. Domani c'è la terza giornata di campionato a Rocco, la sfida contro Caldiero Terme, che tra l'altro potrete poi vedere su Tele4 lunedì alle 13:50. Questa mattina c'è stato il prepartita assieme all'allenatore dell'Unione Michele Santoni. Vediamo allora quello che ci ha Triestina, portato. Triestina bella e convincente all'esordio a Rocco con l'Arzignano, meno con la Clodiense, dove l'avversaria si chiusa dietro dopo il gol e l'espulsione. Mister, l'obiettivo è recuperare la versione dell'esordio dell'Unione? Sicuramente, e anche imparare dagli errori fatti con la Clodiense, perché non dobbiamo più commetterli. Per quanto riguarda l'avversario di giornata, Caldiero Terme, che tipo di sfida è? Un'altra matricola? Un'altra squadra che mette tanta energia, una squadra che vola ancora sull'entusiasmo della promozione dell'anno scorso, una squadra che sa che deve combattere su ogni duello e colpire in ripartenza, dove è la loro forza. Olivieri, sappiamo che è arrivato, non è ancora al top della forma, ma potrà dare una mano magari per una parte di partita? È uno di quelli che dobbiamo valutare, perché è un ragazzo che è molto esplosivo, molto fisico e non si è allenato quasi mai col gruppo. È ovvio che la sua qualità farebbe sicuramente comodo, però correre il rischio di poi perderlo per un periodo più lungo così alla prima gara è un errore che non dobbiamo commettere. Cosa ha detto ai ragazzi in vista della gara di domani? Che il calcio è bello, perché anche se si gioca una partita magari sotto tono, 7-8 giorni dopo hai la possibilità di prendere la propria rivincita e far vedere che non voglio dire che non siamo quelli della Clodiense, perché alla fine il risultato è sicuramente negativo, però abbiamo comunque fatto 56 cross, abbiamo comunque provato a... forse non avevamo ancora le armi giuste per combattere un avversario di quel tipo, e sicuramente non dovevamo concedere il gol dopo 4 minuti, che è complicato, però in quelle situazioni lì ci vuole un pelettino più di personalità per riuscire a riaprirla la gara e prendersi un pelettino più di responsabilità per aprire la gara. E lì abbiamo parlato molto, abbiamo discusso, e i ragazzi secondo me l'hanno capito durante la settimana, e domani abbiamo la possibilità di far rivedere a tutti i nostri tifosi che siamo una squadra che ambisce ai posti più alti e lo vuole fare anche con un calcio propositivo e dominante. È tutto, ci vediamo questa sera alle 19:30, buon pomeriggio e a più tardi.